sicuramente la manifattura italiana, come la manifattura europea e occidentale, deve ripensarsi profondamente. Non possiamo competere sul costo del lavoro, non possiamo competere sulle quantità, dobbiamo competere sulla qualità. E il digitale è un'opportunità incredibile perché abbassa, diciamo, la dimensione ottima minima delle aziende. Le nostre aziende sono sempre state piccole, ci è sempre stato detto che dovevamo crescere, cosa per carità comunque auspicabile. Da oggi, da qualche tempo, con le nuove tecnologie e con la rete, non sono più troppo piccole per competere in un mercato globale, sia per questioni di filiere distributive, ma soprattutto perché la capacità di fare innovazione anche in gruppi di lavoro piccoli e molto creativi è diventato il modo in cui si fa innovazione nel mondo, il modo in cui anche le grandi corporation costruiscono la filiera dell'innovazione. Ecco, l'Italia può assolutamente ripartire da una manifattura digitale perché abbiamo in questo settore degli asset competitivi molto forti, legati al brand Italia, legati alla nostra capacità di fare trasferimento tecnologico e legati al fatto che probabilmente abbiamo ancora un vantaggio competitivo in tutti gli aspetti creativi. L'unire la nostra manifattura tradizionale, coprirla, ibridarla con uno strato digitale è sicuramente l'unica opportunità che il sistema paese di competere nel terzo millennio.